Chissà perché non si sente mai nessuno gridare ai 420 di essere etero. Sarà tuo padre frustrato ad avere una figlia così. Okay. Ciao papi. Ciao. Per te è frustrante avermi come figlia? Tanto che non pagano le tasse. Rega, mi sento di potermi definire a tutti gli effetti una youtuber e una creator, perché finalmente anch'io ho degli haters. E lo so che fa ridere, perché insomma non dovrebbe essere questo il parametro per sentirsi effettivamente dei creators. Però purtroppo nel mondo dei creators tu non sei nessuno finché non hai qualcuno che ti spara immotivatamente odio e violenza addosso. Questo perché ogni volta che i nostri contenuti iniziano effettivamente a macinare dei numeri seri, vengono sparati nell'iperspazio e quindi quello è il momento in cui tu inizi a confrontarti non solo con una community piccola di persone affezionate che ti seguono eccetera, ma anche con il magico mondo della rete al di fuori della tua bolla in cui c'è di tutto. Andrea Quadri dice: cervello in fuga? E fino a qua dici, vabbè, non è un'offesa, cioè magari pensa che io vada all'estero, non lo so, quindi rispondo no, sono qui in Italia, ma la voglia di andarmene c'è, considerata la quantità di tasse che pago. E lui risponde: lei passa da temi di principio LGBT a considerazioni dozzinali come le tasse. Raga, è universalmente riconosciuto che le persone gay non sanno niente di tasse. Io non so perché ci osteniamo a parlare di questi argomenti così dozzinali. Forse è per questo che tutti odiano i gay, perché non pagando le tasse, nel senso, è ovvio che facciamo invidia a tante persone. Claudio dice: io ho famiglia, tu lesbica immagino. Cioè, no, bisessuale. Comunque, questo non c'è neanche il nome, perché ho preso il discorso solamente la metà, perché era uno sproloquio troppo lungo, ho preso solo la parte succosa. Che dice: per me puoi essere bi, trisessuale, andare pure con gli animali, a me frega nulla, la tua libertà finisce dove inizia quella degli altri. Questa è l'unica regola per me. Io non andrei a gridare al mondo le mie preferenze sessuali per il semplice motivo che non implicano solo un mio coinvolgimento, ma anche quello di chi mi sta vicino. E in più lo ritengo un fatto intimo. Altri potrebbero non gradire di essere presi di mira. Vabbè, io un attimo confusa rispondo: ma in che modo il mio orientamento sessuale coinvolgerebbe qualcun altro? E lui, rega, lui: il tuo orientamento di fatto coinvolge chi ti sta intorno. Faccio un esempio: se uno ha la fama di essere pedofilo, vuoi o non vuoi, se vado ad esempio a mangiare fuori con lui, inevitabilmente sarò coinvolto dalle sue deviazioni. Lo so, è la gente che è sbagliata e fa questo tipo di associazione credendo che chi va con lo zoppo impari a zoppicare. Magari le tue amiche non vogliono entrare nel mirino della gente sbagliata perché tu gridi ai 420 i tuoi gusti sessuali. Scusa Ale, una domanda che non c'entra niente con il messaggio precedente, ma tu ti vergogni di uscire con me a cena perché sono bisessuale? Tu ti vergogneresti di uscire con me a cena perché mi piacciono le fragole? E poi continua: il fatto che non ci arrivi e o non ci pensi mi puzza di egocentrismo. Chissà perché non si sente mai nessuno gridare ai 420 di essere etero. Cioè, devo rispondere. Custom 88 dice: ma noi che ce ne fotte? E raga, io non la capisco la gente che va sotto i video e commenta: ma che cazzo me ne frega? Ma vai avanti, cioè nel senso, non è, magari davvero non te ne frega niente, perfetto, passa al prossimo video, io non capisco. Pinco Pallino, che già un nome è una garanzia, dice: mi piaci parecchio e una ragazza bisessuale mi intriga assai. Hai mai avuto esperienze miste? Questo, vabbè, cioè questo non è neanche un hater in realtà, è più lui sta scegliendo la donna della sua vita su un catalogo e non so, scorrendo ha detto: oh, questa bisessuale mi piace, chiediamole se ha fatto anche cosa 3, così completiamo il suo curriculum e decidiamo se può essere la donna della mia vita. Alex Eichmann: siete semplicemente ridicoli, io e il mio alter ego, suppongo. Primo, perché dovete esporvi al pubblico dicendo ciò che siete e ciò che volete prendere o dare con i vostri orifizi. Secondo, potete essere senza apparire e...
Ma dove trovate il senso di esporre al mondo ciò che siete? Perché dovrebbe interessare a qualcuno se sei bisex, pambauletto, sex, trisex o quel quarzo che vuoi? È come dire, a me piace il nazionalsocialismo. So che è un argomento che può dare fastidio, come il discorso della combriccola LGBT, e allora d'istinto inizio a vestirmi da nazi e urlare in pubblico cosa mi piace. Mi trovi il senso di tutto ciò? Non c'è! Il senso di questo commento sicuramente non c'è. Ma lui continua, ci ha scritto proprio un tema, ci teneva a farci sapere il suo dissenso. È tutto imbarazzante, ma in pochi lo sappiamo. E per questo viviamo al di fuori di questa società satura di ignoranza e nullità. E ragazzi, a quanto pare al di fuori della nostra società di ignoranti e nullità, c'è una società illuminata, una comunità illuminata di persone come lui, come Alex Eichmann, che loro sì che sanno come funziona il mondo e noi poveri stronzi siamo qui ad apparire invece che essere. Rosario Grasso ci fa sapere che lui si sega ed è a posto. Sinceramente non so neanche dirvi a che cosa fosse riferito, ma nel dubbio noi siamo tutti felici che Rosario abbia un buonissimo rapporto con il suo piacere personale. Patrizia Baiocchi, con la J, Baiocchi, mi dice lesbica, che tragedia. Ma mi vuoi insultare, anche se ovviamente lesbica non è un insulto, ma dal loro punto di vista sì, quindi mi vuoi insultare? Fallo bene, cioè guardati almeno il video e imbrocca almeno il mio orientamento sessuale giusto. Cioè scrivimi bisex, che tragedia, bisex di merda, quello che vuoi, però almeno, cioè, insultami con un criterio. E poi vorrei aggiungere che Patrizia è una donna, quindi no, cioè non capisco dove, nel senso, fosse un uomo che mi dice lesbica, che tragedia, penserei vabbè, lo sta dicendo perché ha questa idea un po' patriarcale del fatto che se io sono lesbica non posso andare con lui in qualche modo. Ma detto da una donna, cioè, non capisco perché non ha senso. Vabbè, insomma, si dice una domanda: ma perché pubblichi un video che fai notare che sei bisex? Anzi, aspettate, perché qui non c'è punteggiatura, quindi lo dobbiamo leggere un po' come ce l'ha scritto lui. Una domanda: ma perché pubblichi un video che fai notare che sei bisex? Nel senso che per rendere la community LGBT normale non bisogna darle molte attenzioni perché la fate sembrare qualcosa di non normale, invece bisogna, per esempio, trattarla come l'eternità, farla sembrare qualcosa di comune. Davide Rosa, non mi ricordo tutto quello che era successo, ma io gli avevo semplicemente detto: guarda, se non ti piace il mio video, cioè, vai oltre, non c'è bisogno di commentare. E lui mi ha risposto: no! Se mi trovo video come i tuoi in mezzo alle palle, di continuo, allora rispondo: fatti anche i lampioni se ti pare, ma smettila di infestare la rete con ste cose che servono solo a fare propaganda omosessuale che adesso va tanto di moda. Ripeto, non fotte niente di quello che fai. Chiaro? Io vorrei spiegarglielo a Davide Rosa che l'algoritmo di YouTube funziona in base alle preferenze, quindi se lui continua a commentare dei video che non gli piacciono, l'algoritmo capisce che a lui quei video interessano e continua a proporglieli. Quindi se non li vuole vedere, basterebbe non rompere i coglioni nei commenti sotto i video della gente che a lui non piace. È proprio facile. Comunque, Mario Bonafede dice: un'altra moralista, un'altra ovviamente senza apostrofo, un'altra moralista lesbica che ci insegna di non vergognarsi della propria sessualità. Mario, di nuovo, sono bisessuale. E poi, sì, vorrei trasmettere il messaggio che non ci si deve vergognare della propria sessualità. Non credo che questo mi renda una moralista, perché moralista lista vuol dire esattamente il contrario di solito. No, poi aspettate, perché adesso c'è tipo un elenco di insulti vari e minacce di questo Mario Bonafede sotto vari video, tra l'altro non sempre sotto lo stesso, in cui mi tagga e mi dice: non ti dimenticare le camicie di forza, che è cioè una roba pesantissima, ma io penso che lui non sappia neanche di cosa sta parlando. Poi sotto un altro video diverso: non dimenticarti di prendere le pillole, grazie, probabilmente Mario si sta preoccupando per la mia salute e ci tiene a ricordarmi di prendere le pillole. Io lo ringrazio. Grazie Mario. Oh raga, qua torna Alex Eichmann, che a quanto pare è pigliato benissimo dal mio canale e segue tutti i video. Sarà tuo padre frustrato ad avere una figlia così? Boh, cioè, ora provo a chiamare papà. Okay. Ciao papi. Ciao. Ho una domanda al volo. Dimmi. Per te è frustrante avermi come figlia?
cazzo di domanda è? Non lo so, rispondi con quello che ti senti di dire. No, non lo è. Che cavolo. Ok, grazie. A posto così. Che cosa hai fatto? Pensavo stessi piangendo. Allora, io gli avevo scritto un qualcosa, perché lui continuava a mandarmi commenti, cioè, super ignoranti. Allora io gli avevo scritto, scusami, ma, cioè, a me sembra assurdo che tu stai perdendo del tuo tempo prezioso, che ha valore, a commentare un video che non ti piace, e lui mi dice... Il mio tempo perso non devo giustificarlo, tantomeno ad una bisex che fa video demenziali su una piattaforma pubblica. Seconda cosa, perché non mi rispondi in maniera chiara e precisa? Perché non sai cosa dire? Oltre a dirmi frustrato, sai argomentare? 28 anni e non sai discutere? Sicura di essere pronta a vivere? Grazie Alex, io... Guarda, per rispondere alla tua domanda, credo di non essere assolutamente pronta a vivere, ma penso che nessuno di noi lo sia veramente, solo che la vita continua a succedere e noi facciamo del nostro meglio per barcamenarci. Elias Rentini dice: boh, io ho quasi 20 anni e mi sento discriminato in quanto uomo bianco. Pensano tutti che sono un razzista, anzi, che sono una razzista, misogeno, bis. Ma che cazzo vuol dire? Pensano tutti che sono una razzista, misogeno, bis, perché sono bianco, uomo e pure biondo. Quindi in Italia ora i ragazzi omosessuali possono vivere tranquilli, per fortuna. Ora i discriminati siamo noi e non mi va di pagare per gli errori di altri. Non è colpa mia se i nostri avi erano razzisti. Elias, mi dispiace che tu, in quanto ragazzo bianco, etero e biondo, ti senta discriminato dalla nostra società. Pilli! Ah, questo, raga, questo fa ridere perché, allora, il commento è sotto un video in cui io parlavo del fatto che in Norvegia sono più avanti rispetto a noi in Italia, mediamente, ovviamente è una generalizzazione, ma mediamente sono più avanti dal punto di vista di apertura mentale sulle tematiche femministe, LGBT, ruoli di genere, eccetera. E lui o lei commenta: ah, e chi cazzo se ne fotte di cosa fanno in Svezia? E io gli ho detto: ma non saprei, dato che il video parlava della Norvegia. A questo punto compare un altro in difesa di Pilli, il buon Cataldo De Bartolomeo, che mi dice: beh, già questo ti fa capire quanto cavolo frega ciò che hai detto. Tra l'altro, raga, era un video di 60 secondi, ok? Quindi, cioè, se tu non riesci a vederti neanche 60 secondi con un minimo di concentrazione sufficiente da capire di cosa si sta parlando nel video, è un problema. E poi c'è Cataldo, il signor Cataldo De Bartolomeo, che arriva e dice: il fatto che Pilli sia un defunto è chiaramente la prova del fatto che tu parli di cose di cui non frega un cazzo a nessuno. Fanno piega, tanto che non pagano le tasse. Claudio, che, cioè, ogni tanto mi lascia commenti a caso sotto i video, lui si preoccupa per me, cioè, quindi io in realtà lo apprezzo, Claudio, perché lui dice: pensa a studiare, e ha ragione, cioè, nel senso, che cosa gli vuoi dire? È innegabile, nella vita bisogna studiare, è importante. Manfredi Italico, vabbè, lui dice: ah, ok, la spiegazione, ci serve una premessa, era sempre il video della Norvegia e raccontavo di questo fatto in cui con dei ragazzi che avevo conosciuto là in Norvegia parlavamo di, tipo, nel farsi le coccole, se preferivamo essere il cucchiaio grande o il cucchiaio piccolo, cioè la parte che abbraccia o la parte che è abbracciata. Questo scrive Manfredi Italico: ci si perde sui dettagli, intanto il cetriolo globale va sempre più in profondità, altro che cucchiaie e forchette. Fabiano 4700 dice: questa secondo me non sa nemmeno di cosa sta parlando. Hai ragione, tanto io non devo pagare neanche le tasse, posso permettermi di essere stupida. Rosa Alba Acqua Fredda: sì, ma cosa andate cercando? Non lo so, Rosa Alba, io non sto cercando niente in particolare. Ma non avete neanche la decenza di tenervele per voi le vostre schifezze, punto e virgola, punto e virgola, punto e virgola, punto e virgola, punto e virgola. Sono 4 o sono 5? State un po' troppo esagerando. Se non ti va di ascoltare quello che ho da comunicare, il mondo è pieno di meravigliosi canali YouTube. Cambia. Leonardo Oggiano: lo schifo, anzi, io schifo ideologico. Sì.
piccolo momento leggermente più serio. Come si reagisce a questa cosa? Perché la mia strategia nel momento in cui è iniziato a piovermi odio addosso è stato principalmente reagire con ironia. Cioè, a me piacerebbe rispondere con gentilezza a tutti quanti, anche a chi scrive queste cavolate, perché sono sinceramente convinta che rispondere sempre con gentilezza calmi l'odio di tutti quanti, no? Cioè, perché queste persone vogliono che tu ti incazzi, vogliono delle risposte incazzate per continuare a sfogare la loro frustrazione ancora di più e risponderti e risponderti. Invece, secondo me, se tu gli rispondi con gentilezza un po', spegni la fiamma, no, del loro odio. Però dall'altra parte è anche difficile rispondere a tutti con gentilezza, con pacatezza, con i cuoricini, perché c'è gente che scrive robe tipo non dimenticarti le camicie di forza, capito? Cosa gli rispondi? Grazie tesoro, un cuoricino. Cioè, Luigi Luigi, nome e cognome uguali, dice una ok, questo era sotto un video in cui io parlavo del fatto che ero andata a studiare al college in Inghilterra quando avevo tipo 11 anni, ho fatto tipo 2 settimane d'estate al college per studiare l'inglese e avevo avuto questa cotta per una ragazzina. Lui indignato dice: una ragazzina va a studiare al college in Inghilterra, voi penserete per studiare? No, per prendersi una cotta per un'altra ragazza di 3 anni più grande. Sì, però avrà almeno studiato? Non è importante, è importante che si sappia che ha preso una cotta per una ragazzina. E beh, sono i tempi moderni. Propongo una mozione, visto che comunque la rete serve a conoscere nuove persone che la pensano come te, insomma, a creare network, no, con delle persone che hanno la tua mentalità simile, trovare degli amici, eccetera. Ecco, io vorrei mettere in contatto Luigi Luigi con Claudio, che, perché mi sembra che entrambi siano particolarmente preoccupati del mio studio, della mia educazione, quindi ci tengo che tra di loro appunto si incontrino e possano magari preparare un programma di studio per me, in modo che io possa non essere più così ignorante. Manuel Crivatin dice: dovete smetterla di fare propaganda o morirete dalle bombe in Ucraina, state perdendo la priorità dell'essere umano. Ora, la guerra in Ucraina è una tematica importantissima, ma se vuoi parlare della guerra in Ucraina vai su Breaking Italy. Mi chiedo perché vieni su un canale che parla di come diventare freelance e viaggi, vlog, tematica LGBT, eccetera, a chiederti perché non si parla della guerra in Ucraina. Cioè, nel senso, a me qui sembra che il cretino sia tu che ha sbagliato canale, di nuovo, come tutti gli altri. Ah vabbè, cioè questo Woik 29, non so neanche più leggere i numeri perché sono stupida. No comment, vabbè, viva la f***a! Ok. Guerriero Shardana, Alessandro Magno non aveva bisogno di definirsi pansessuale, omosessuale, bisessuale. Era ciò che era con naturalezza, senza l'esigenza di trovare un gruppo sociale d'appartenenza nel quale sentirsi più forte. Io penso che dovremmo tutti imparare dalla libertà di essere se stesso che aveva Alessandro Magno. È commovente. Siamo arrivati in fondo. In fondo a quelli che avevo selezionato, perché in realtà ce ne sarebbero tipo un'altra valangata di robe simili. Però ho pensato che non volevo tipo ammorbare anche voi con tutta la merda che io sono stata costretta a leggere negli ultimi giorni. Detto questo, volevo fare un caloroso ringraziamento a tutti gli haters, perché mi stanno aiutando tantissimo a far crescere il canale, nel senso che ancora evidentemente non hanno capito il meccanismo secondo cui se loro commentano quel video viene spinto ancora di più. Quindi grazie a tutte queste persone che evidentemente credono nel mio lavoro, nel mio canale, e mi aiutano a supportare quello che faccio e a farlo arrivare sempre a più persone. Raga, iscrivetevi al canale se questo video vi è piaciuto e magari lasciate un commento carino, perché se non avete niente di carino da dire, cambiate canale. Ci vediamo al prossimo video e concludo questo video come tutti gli altri dicendovi: siate originali in questo mondo di fotocopie.